entrati nella regione della Bucovina, proseguendo verso nord, in successione visiteremo il monastero di Moldovita, quello di Succevita e, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, il monastero di Putna. Raggiunto l'estremo nord, cominciamo la discesa verso la Transilvania. Entrati nella regione più conosciuta della Romania, visiteremo il lago Bicaz, le gole di Bicaz, per poi raggiungere nel cuore del territorio rumeno Sighișoara. Per arrivare al primo monastero passiamo dal comune di Sudova ed entriamo nel distretto di Suceava. Le vallate che si incontrano durante il trasferimento sono una vera e propria delizia per il senso della vista, ancor più accentuato dalla magliante sinuosità delle strade che solcano questi territori. I monasteri che andiamo a visitare sono essenzialmente chiese ortodosso bizantine in stile architettonico moldavo. Quello di Moldovita, patrimonio UNESCO, è un monastero ortodosso situato nel comune di Vatra Moldovicei e fa parte dei monasteri dipinti, ovvero di quegli edifici che presentano affreschi anche sulle pareti esterne. La funzione spirituale di questi monasteri era sostenuta dal loro ruolo politico ed educativo, che mirava a difendere e rafforzare la Chiesa ortodossa in un'epoca in cui sia il protestantesimo che l'islamismo erano ai confini delle province rumene medioevali. Il figlio illegittimo di Stefano il Grande, Petru Rares, promosse una nuova visione per le chiese della Bucovina. Nel 1532, dopo la morte del padre, fece costruire questo monastero che aveva appunto una funzione protettiva contro i conquistatori musulmani dell'Impero Ottomano provenienti da est. I dipinti del monastero di Moldovita sono tra i più impressionanti delle 8 chiese diventate patrimonio UNESCO e le sue pareti, esterne e interne, sono ricoperte da affreschi che rappresentano ampli cicli storici. I colori dominanti sono il rosso, il giallo ocra, il verde, mentre lo sfondo è prevalentemente blu. La moltitudine di personaggi religiosi è dipinta con precisione e abilità, trasmettendo sia la loro emozione che l'educazione morale e religiosa. Questi edifici rappresentano anche un omaggio di fede con cui Stefano il Grande ringraziava la popolazione che si prostrava nel combattere gli invasori ottomani, polacchi e ungheresi. Stefano il Grande è un noto personaggio storico di questa regione. Principe di Moldavia dal 1457 fino alla sua morte, avvenuta nel 1504, combatté 36 battaglie contro l'Impero Ottomano, vincendone 34. Molto religioso e per tale motivo conosciuto anche sotto il nome di atleta del cristianesimo, costruì chiese dopo molte delle sue vittorie. Molti degli affreschi presenti nei monasteri che visiteremo sono stati realizzati in periodi successivi all'edificazione. Per raggiungere il prossimo monastero, quello di Succevita, si riprende a salire verso il passo di Tirogliana Pasulpalma, dal quale, nonostante il brutto tempo, si possono ammirare pregevoli panorami. Sarò ripetitivo, ma le strade presenti in questi territori, oltre ad essere in ottimo stato, trasmettono veramente il piacere di essere percorse, ovviamente anche grazie al contorno paesaggistico offerto. Terminata la discesa dal passo, giungiamo presso Succevita. Il monastero di Succevita è l'unico monastero affrescato a non essere costruito da Stefano il Grande. Posto al centro di un'ampia corte interna, è circondato da possenti mura alte 6 metri e spesse 3 e dalle 4 torri angolari. Appena entrati, sul muro esterno settentrionale salta alla vista la Scala delle Virtù, un percorso ascensionale di collegamento tra terra e cielo, al vertice del quale, secondo i monaci del tempo, il Cristo è pronto ad accoglierli a braccia aperte.
In basso i monaci più deboli provano a resistere alla tentazione del demonio. Ultimo ad essere affrescato esternamente, questo monastero è il più imponente tra quelli presenti nella Bukovina. La chiesa vanta 5 sale e 2 portici non identici tra loro e costruiti in una seconda fase. Gli affreschi raffigurano episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Fondato nel 1581 dal vescovo di Raduti e in seguito ampliato da suo fratello, il principe regnante della Moldavia, presenta un'architettura che fonde elementi bizantini e gotici, anche se resta sostanzialmente in linea con le altre chiese dipinte della Moldavia settentrionale. Secondo la leggenda, il muro occidentale è privo di affreschi in quanto i pittori dell'epoca, dopo la morte del capomastro, non ritennero opportuno proseguire con l'affrescamento della parete. Sul muro esterno meridionale è stato dipinto il muro di Gesse, che simboleggia la continuità tra il Vecchio ed il Nuovo Testamento. Tra la moltitudine di colori presenti nei dipinti spicca il blu profondo del mare. Il complesso monastico fortificato fu anche una residenza principesca ed era dedito alla produzione di manoscritti e libri stampati. Questo monastero fu inoltre l'unico a mantenere le sue fortificazioni anche durante l'occupazione asburgica della Bukovina. Conclusa la visita a questo bellissimo monastero, spettacolare questo, top. Adesso iniziamo ad andare verso Putna, tanto dovrei arrivarci in 40 minuti, poi dormo lì e domani ci vediamo quello di Putna. Allora, stavo andando verso Putna, ma ho visto sulla strada una residenza, un tipo residence con la piscina. Ho detto, visto che devo fare il pieno di acqua, ho detto... E gentilmente il mister adesso... Ok, also without. Yes. È andata. Dopo gli chiedo anche, gli do qualcosa e gli chiedo anche se posso fare una doccia normale. Vado direttamente nella vasca della piscina. Eccola qua la piscinetta. Super disponibilità, è uscito lui con la canna, non ho dovuto tirare fuori la mia. Abbiamo fatto in un attimo, caricato tutti e due i serbatoi, non ha voluto assolutamente niente, anche se io ho detto dai, è stato gentili. No, assolutamente, l'acqua è proprietà di tutti, continuano a esserci conferme sulla bontà, sulla disponibilità, sulla tolleranza anche, perché sono molto tolleranti i rumeni. Neanche 10 minuti a Putna, non vedo l'ora di arrivare, lavarmi e poi iniziamo la preparazione della pasta asciutta spaghetti alla scarpariello
con i pomodorini freschi, pecorino, grana, aglio, peperoncino fresco, peperoncino piccante, una libidine che è 4 settimane che non me la faccio e quindi stasera me la merito. Ecco l'entrata al monastero di Putna. Sempre all'interno del distretto di Suceava, nel comune omonimo, il monastero di Putna bacia, seppur da lontano, il confine con l'Ucraina. Anch'esso dedicato al principe Stefano il Grande, venne edificato tra il 1466 e il 1481, in prossimità del fiume Putna. Periodo risalente a Stefano il Grande, ovvero Stefan Cel Mare, rimane solo la Torre del Tesoro. La leggenda dice che il monastero venne edificato per celebrare la conquista della fortezza di Chilia, posta sulle rive del Danubio inferiore. Mihai Eminescu, poeta nazionale rumeno, definì questo monastero come la Gerusalemme del popolo rumeno. Il monastero venne completato in 3 anni, ma venne consacrato soltanto 4 anni dopo il suo completamento, a causa degli impegni militari del principe. L'attuale chiesa venne ricostruita tra il 1653 e il 1662 da Vasile Lupu e dai suoi successori, che decisero di non affrescare più le sue mura. Oggi, luogo di pellegrinaggio, conserva al proprio interno la tomba del grande condottiero e di molti suoi familiari. Anche se l'edificio fu costruito secondo la struttura di una tipica chiesa moldava del XV e del XVI secolo, ha molti elementi architettonici e decorativi che sono caratteristici dell'architettura del XVII secolo. Sul lato meridionale si trova la casa principesca, ricostruita 40 anni fa, sulle fondamenta della precedente, che venne demolita durante il dominio asburgico. Al di fuori della chiesa si trovano 3 campane aventi ai tempi diverse funzioni, o per annunciare la morte dei reali o per l'arrivo di importanti visitatori. Parcheggio del monastero faccio la conoscenza di una simpatica coppia, più o meno italiana, che si porta in giro una graziosa gattina rumena trovata per strada. Ciao Frilli, uno è padovano, l'altra è mezza modenese, mezza rumena. Condividendo la stessa passione dei viaggi in camper, le chiacchiere si protraggono tra storie vissute e storie di camper. Dai, va bene, con su queste immagini, perché sennò non ci salutiamo più. Vi saluto e ci sentiamo in viaggio, ciao. Ok? Ciao, buon proseguimento. Ciao. Fattasi una certa ora, ne approfitto per dare un'occhiata notturna al monastero, anche se poco illuminato. Per ovvi motivi geografici, ora comincia la discesa verso la parte centrale della Romania. Da Putna, con un trasferimento di circa 160 km, raggiungeremo il punto posto più a nord del lago Bicaz. Eccole qua le cicogne, hanno un loro bel, mamma, è grosso, un nido gigantesco. E queste sono le quinte che vedo, quindi qua c'è proprio una comunità di cicogne. Guardale qua. Cicogne! Abbandonata la pianura centrale della Bucovina, il territorio, dove raramente ci capita di incrociare altri veicoli, torna ad essere collinare e ricoperto da una ricca vegetazione incontaminata. La strada che si snoda tra queste vallate ci conferma che nel nord della Romania, tutto sommato, le vie di comunicazione sono più che discrete e piacevoli da percorrere. Sono appena passato un posto dove ai bordi della strada era
buttato giù di tutto, un sacco di alberi. Lasciata alle nostre spalle la Bukovina, entriamo all'interno della catena montuosa dei Carpazi orientali e per la precisione nella parte nord-orientale della regione della Transilvania. Diciamo che qua sembra di essere un po' tornati agli anni Ottanta, quando tutti ci si salutava, la gente per strada tu la saluti o ti salutano addirittura prima loro che tu li saluti, cosa che ormai da noi non succede più neanche nei posti più sperduti. Con l'imbrunire alle porte, dopo quasi 4 ore di viaggio, arriviamo presso la gigantesca diga che separa il fiume Bistrita dal lago Bikac. Ci fermiamo qua a Poiana Largului, che è proprio all'inizio del lago. Il lago, chiamato anche la sorgente della montagna, si formò dopo la costruzione della diga, avvenuta tra il 1950 e il 1960. Questa mastodontica costruzione è lunga 450 metri e alta 127. Creazione di questo ampio bacino artificiale, che vanta ben 32,6 km quadrati di superficie, ha provocato l'estinzione di molti villaggi che giacevano proprio all'interno dell'area, poi utilizzata per la formazione del lago. Il lago ha una forma allungata e si protende da nord-ovest verso sud-est per 35 km. L'intera area comprendente il lago è stata dichiarata nel 2000 riserva naturale. Il lago è un'attrazione turistica della regione, soprattutto d'estate, anche perché dal porto di Bikac partono traghetti che circumnavigano il lago. Dal lago di Bikac, percorrendo un tratto nella valle del torrente Bikac, entriamo nel parco Chele Bikacului Asmas. Man mano che ci si inoltra al suo interno, lo spazio tra i due versanti si stringe sempre più fino a formare quelle che vengono chiamate le gole di Bikac, anche dette Bikac Canyon. Questo fenomeno naturale, che si estende per 10 km, comincia dalla località di Piatra Neamt e termina con l'arrivo al Lago Rosso. Per gli appassionati di speleologia, qui, tra le pareti calcaree di questa gola, si nascondono stupefacenti e insidiose grotte. Giunte le gole, la strada comincia a snodarsi tra irte pareti di roccia calcarea che raggiungono anche i 400 metri d'altezza. In un tratto la gola che si crea tra le pareti a strapiombo è così stretta che i rumeni l'hanno chiamato il collo del diavolo. In realtà mi aspettavo qualcosa di meglio da questa attrattiva naturale. Purtroppo, e soprattutto durante la bella stagione, il sito è invaso da turisti che prendono d'assalto le bancarelle poste ai bordi della strada o che si fermano un po' ovunque per scattarsi il solito selfie. Tali condizioni non permettono di godere nella sua totalità la bellezza di questo contesto paesaggistico. Le gole terminano con l'inizio di 12 tortuosi tornanti che portano al prima citato Lago Rosso, un lago creatosi probabilmente, ma non si ha certezza, dallo smottamento di un pendio della montagna provocato dal terremoto del 1838. Il Lago Rosu, presso il quale si sviluppa un turismo termale ricreativo, si trova a 983 metri sopra il livello del mare. Secondo la leggenda, la frana che ha provocato le basi per la successiva creazione del lago naturale ha sotterrato un intero villaggio, uccidendo i suoi abitanti e tutti i suoi animali. L'acqua formatasi era così rossa per il sangue versato che al lago venne dato il nome Lago Rosso o Lago Assassino. La particolarità che contraddistingue il lago e la zona circostante
e che gode di un microclima benefico per la cura di stress sia fisici che mentali. Ciò è dovuto all'assenza di venti e soprattutto alla purezza dell'aria qui presente, ricca di aerosol derivati dal terreno. Se fino ad ora non sono stato particolarmente fortunato con il meteo, ho raggiunto lo scollinamento del passo, la cui discesa mi porterà nella vasta pianura del distretto di Arghita, mi trovo ad affrontare una bomba d'acqua veramente impressionante. La faccenda si fa sempre più seria in alcuni tratti, la strada è un mezzo torrente. Allora, già due macchine hanno dato forte e si sono fermate. Qua mi sa che c'è un'altra che non se la sente di andare avanti. Boh, ci fermiamo tutti. Tra un po' non si vede più niente, tanto viene giù. Macchine ferme, qua ci passa un bel torrente in mezzo alla strada. E qua è proprio veramente un fiume. No, questi in bicicletta, miti. Sì. Allora, io non mi ricordo di aver visto per così tanto tempo, perché ormai è un quarto d'ora che va avanti. Ah, qua c'è proprio allagato, piano. Dopo una docciata del genere, Tigrotto non ha più bisogno di essere lavato. Incredibile! No, no, mai succede, mai capitata una storia del genere in vita mia, assolutamente. Già siamo ormai a mezz'ora e continua, non c'è un momento di sosta. Vai, tutto un mezzo filmiciattolo. Appena terminata la discesa, la strada non vi dico. Buche su buche, oltretutto la maggior parte non le vedevi perché si era creato il fiume, no? Le pozze, tutto, quindi tu non vedevi dove c'era la buca che andavi giù con la ruota a spaccare i semiassi. Datesi le ire di Zeus, attraverso infinite vallate e bellissime strade avvolte in una natura incontaminata, raggiungiamo la pianura. La nostra prossima meta è Sighisoara, appartenente al distretto di Mureș e situata nella zona centrale della Transilvania e della Romania. Anche in questa zona pullulano i giganteschi nidi delle cicogne. Forse, poco contenta di essere ripresa, una di esse mi saluta con una bella evacuazione. Per giungere a destinazione si devono percorrere alcuni passi collinari, ma l'ultimo, la Nul Dealul Nadesului, la cui discesa ci condurrà alle porte di Sighisoara, merita di essere citato grazie ai suoi splendidi panorami. Entrati nella cittadina mi reco immediatamente presso un camping, il camping Sighisoara, situato a circa 3 km dal centro e gestito da un rumeno con nazionalità italiana che non vede l'ora di conoscermi. Ho trovato adesso il campeggino, che è una cosa piccolina, molto intima, riservata, però in un posto in mezzo alla natura. Sono un filo distante dalla cittadina, però in bicicletta in 10 minuti ci arrivo, ecco. Eccoci qua. Qua è la sua struttura intima, totalmente immersa nel verde. Vedo anche un gattino là in fondo. Ciao, presentati, presenta la tua attività. Florin. Florin. E l'attività dov'è che si trova? Si chiama Sighisoara Camping. Ok. Sighisoara Camping.
Leo, Blacky, guarda per Spikey, guarda per Tizia, guarda la luna. Madonna, quanti! Sì, la guardia per il, oh, ci sono cani stradali. Io ho adottato questi cani dalla strada. Bravo, e poi bravo. Bravissimo. E adesso sono miei tutti. Totalmente nella quiete, non c'è nessun rumore, passa una macchina ogni due ore. C'ha pure qua, guardate. Questa mi era sfuggita. Andiamo nel bar. Andiamo nel bar, facciamo Aperol Spritz o prendiamo una birra Moretti fresca. Guardala. La nostra. E poi sì, facciamo una grigliata quando c'è tempo e possiamo fare sempre. Qui abbiamo Toretta. Il reparto night, il pub, possono fare anche le grigliate sotto Semagna. Qui abbiamo una piccola piscina, lì dove si fa la doccia, mini campo da beach volley, qua un po' di addobbi folcloristici molto carini veramente. Qua avanti abbiamo un carretto. Qua c'è un altro posto dove fare la griglia, la pizza. Qua un posto dove mangiare bene al coperto. Bello, proprio carino. E qua il seggio a dondolo. Bravo Florin, bravo. Adesso mi ha lasciato qua da solo, lui si è andato. Mi ha detto, sei tu il proprietario. Shigisoara, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è definita la città più romantica della Romania. Questa nomea deriva dall'amalgama proposto dalle case medievali che si collocano tra tortuose viuzze acciottolate e ripide scalinate. Tutte particolarità situate sulla collina che domina la valle del fiume Tarnava Grande, sulle cui sponde si trova la chiesa della Santa Trinità, oltre alla parte moderna di Shigisoara. Shigisoara risulta essere una delle poche città fortificate dell'Est Europa ancora abitate. Protetta da una spessa cinta muraria e da ben 14 torri, di cui oggi ne restano solamente 9, Shigisoara fu un importante centro mercantile. Fondata dai Sassoni, alla fine del XII secolo raggiunge il suo massimo splendore nel XV secolo, quando diventò una città libera. Durante l'ultima settimana di luglio ospita un festival medievale, un'occasione per rivivere i tempi passati grazie a musica, balli e costumi dell'epoca. Shigisoara è nota anche per essere probabilmente la città natale del principe della Valacchia, Vlad Tepes l'Impalatore, ispiratore del famoso romanzo di Bram Stoker, Dracula. La piazza principale della cittadella ospita la Casa dei Cervi, dove, su un angolo della casa, sono stati dipinti due cervi uniti da una sola testa. Utilizzando la scara a coperita, una vecchia scala coperta da un tetto di legno, costruita nel 1656, si può raggiungere una chiesa posta sulla collina. All'ingresso della vecchia cittadella si trova la Torre dell'Orologio, che con i suoi 64 metri di altezza è visibile praticamente da ogni angolo della città. La torre, chiamata anche Torre del Consiglio poiché ospitava le assemblee cittadine, risale al XIII secolo.
I Sassoni nel 1556 terminarono la sua edificazione, che venne poi restaurata nel 1964. La particolarità è dovuta dal suo orologio, risalente al XVII secolo, e al cui interno sono state riposte 7 marionette di legno, rappresentanti i giorni della settimana, ma che incarnano 7 divinità, 7 pianeti e 7 metalli. Qui abbiamo il silenzio, abbiamo Corvi, 200 anni, guarda un po'. Che, se, allora, sì, ma sai che ieri li ho ripresi, ero su vicino alla torre dell'orologio. 13 ci sono. E ce n'erano miei. Tantissimi che giravano, che andavano come pazzi. Sono venuti in vacanza da questi, come te. Questi vanno un po' di giro, però 13 ci sono là, tutti. Adesso qua abbiamo iniziato a ricchiacchierare e non la finiamo più. Ciao. Vieni qua. Grazie. Vieni grazie, qua. Grazie. Un saluto a Florin, a tutta la sua famiglia che grazie. Mi ha raccontato che ieri ha fatto gli anni la moglie. Sì, sì, e il dai, ho fatto una minestra ma non mangia. Ieri, ieri mi fa, no? L'ho sì. sentito al telefono e mi fa, io ho detto dai vengo lì da te, fa dai dai vieni ti preparo una zuppa. Oh. Cioè proprio poteva farmi il dispetto peggio di quello. La non zuppa. Poteva altro perché non sapevo che non lo mangi. Certo. Però sono io la che ripieni. Sono io una zuppa fantastica con tutte le aromatiche. Oh, no. Oh. Oh.